Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal refettorio dei frati minori cappuccini, dal luogo dove si sedeva Padre Pio, diciamo per pranzare, perché in tanti hanno scritto che Padre Pio non mangiava tantissimo. E ce lo racconta anche lo stesso Padre Agostino da San Marco in Lamis nel suo diario. Ecco, un prezioso strumento, cari amici, questo che ci racconta. In determinate giornate dell'anno, quello che accadeva nella vita di Padre Pio. Padre Agostino, il 4 marzo del 1940, era il ministro provinciale di questa fraternità provinciale. Cioè, ecco, per spiegare chi è il ministro provinciale, era il superiore di tutti i frati cappuccini che costituivano la fraternità anche degli altri conventi, non solo di San Giovanni Rotondo, ma anche di Vico del Gargano, di Sant'Anna, c'era il convento di Cerignola, c'era il convento, di Sant'Elia Pianisi, Venafro, tanti conventi sparsi in tutta la provincia religiosa di cui, il ministro provinciale era appunto Padre Agostino da San Marco in Lamis. Ecco cosa ci racconta, Padre Agostino, che il 4 marzo del 1940 lui era di ritorno dall'Eritrea. Lui infatti era ministro provinciale e si assentò dalla provincia per andare in Eritrea, per questa missione dei suoi confratelli, già nel dicembre, dell'anno precedente, nel 39. Mi sono recato subito a San Giovanni Rotondo. Lui era rientrato il 26, di febbraio in Italia. Il padre ha gioito nel vedermi e nel sentire le notizie della missione e dei missionari. Mi sono trattenuto per circa 4 giorni e tutte le sere ho potuto parlare con Padre Pio almeno per mezz'ora. La prova per lui continua, ma è più sopportabile, grazie a Dio. Infatti gli racconta che Padre Pio aveva un pensiero fisso che lo conturbava, così scrive. Padre Agostino, il provinciale, è andato a Roma e non ritornerà più in provincia. Ecco come andranno le cose. Le cose ritorneranno sempre peggio di prima. Aveva visto venire a mancare un suo, più che confratello, un suo caro amico, confessore, direttore spirituale, il suo caro padre Agostino, che lo chiamava sempre il suo Piuccio. Grazie al Signore, scrive Padre Agostino, poté subito riconoscere la tentazione, ma furono momenti terribili. E poi ci racconta la sua vita quotidiana, confessioni dalla mattina alla sera, coro, preghiere, raccoglimento. E qui ci racconta: Padre Pio mangia pochissimo a mezzogiorno, non cena mai, beve 2 bicchieri di vino, eppure resiste sempre al lavoro e alle confessioni.